Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto daremo spazio all'editoriale di Don Arturo che oggi ha per titolo È ancora il gioco più bello del mondo. A seguire la lettura del calendario liturgico, degli avvisi parrocchiali e di notizie e avvisi di pubblica utilità. In coda al notiziario, la festa dell'oratorio di sabato sera, con le riprese di Vittorio. Buona visione! Cari amici, solo Papa Francesco poteva sostenere che il gioco del calcio resti un gioco per bambini. Proprio lui, che da ragazzino a Buenos Aires ha giocato con i coetanei, probabilmente nei campetti parrocchiali o per strada. Nei giorni scorsi si è intrattenuto nella Sala Paolo VI in Vaticano con 5.000 ragazzi, tecnici e dirigenti sportivi, durante un evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Lega Serie A e Ministero dell'Istruzione, per discutere del gioco più bello del mondo e del suo ruolo educativo. Per Papa Francesco il calcio dovrebbe rappresentare un divertimento, un modo per fare squadra, uno sport che aiuta a condividere, è sinonimo di inclusione ed è il primo gesto di accoglienza. Cita anche Don Bosco, l'inventore degli oratori, dove parecchi campioni hanno cominciato a tirar calci e ricorda loro di non dimenticare da dove sono partiti. Si rammenta che il calcio è talvolta non sinonimo di divertimento, ma il risultato portato all'esasperazione anche da genitori che credono di avere dei figli campioni e si trasformano in tifosi ultra, incitandoli a picchiare duro con calci agli avversari e spesso litigano anche fra di loro, come è successo in parecchie partite, arrivando addirittura a violenze. Il Papa si rivolge anche alle società sportive, che talvolta trasformano i sogni dei ragazzi in facili illusioni, diventare dei grandi campioni. Illusioni che poi si scontrano con la realtà, dove i sogni non si avverano, poiché solo pochi raggiungono il successo. Invece incita le società sportive a educare i giovani e a formare persone attraverso il gioco, non limitandosi all'aspetto tecnico, ma coltivando anche quello umano e morale, insegnando ai ragazzi a diventare grandi dentro. Spesso infatti si è dimenticato il significato vero del calcio, che dovrebbe rappresentare un modo per divertirsi e rilassarsi, e che non è certamente ciò che succede dalle parti dei nostri stadi. Infine, un invito per i dirigenti. Custodite sempre l'amatorialità, che la bellezza del calcio non finisce in un do ut des degli affari finanziari, ma continua con quello spirito di divertimento, di incontro, di squadra, di formazione di una persona che vive la sua splendida umanità con tutto ciò che è a disposizione del fisico, della mente e del cuore, per contribuire a una società migliore, dove proprio attraverso lo sport si intensifica il gioco vero, quello della fraternità. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e serena settimana a tutti. Calendario liturgico pastorale. Oggi domenica 9 giugno in parrocchiale alle ore 18 secondi vespri solenni, alle 18:30 santa messa,
defunti tedeschi battista con papà e sorelle. Lunedì 10 giugno in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti Andrea, Angela, Lebran Fulgenzio, Giulia e Giovanni. Martedì 11 giugno in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti Teresa, Angelo, Emilio, Marini Fausto e Alfano Antonia. In oratorio alle ore 20:30, Coroncina Santo Cuore e preghiera di lode. Mercoledì 12 giugno in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti Tomasoni Pino, Margherita e Doninelli Alberto. Giovedì 13 giugno in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunto Gervasio Renato. Alla casa di riposo alle ore 16:30, Santa Messa, defunto Doninelli Alberto. Venerdì 14 giugno in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunti Laura, Arturo e Marinoni Dirce. Al cimitero alle ore 20, Santa Messa, defunto Monsignor Francesco Vergine, decimo anniversario della morte. Sabato 15 giugno alla casa di riposo alle ore 16:30, Santa Messa, defunti Venturini Paolina, Franco, Biazzi Giambattista e famiglia Romanetti. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunto Monsignor Francesco Vergine, Ennio, Lisa, Bruno e Doninelli Alberto. Domenica 16 giugno in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa, defunti Morbini Annunciata, Battista e Gino e Morbini Angelo. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa, defunti Biloni Natalina, Gervasio Renato, Venturini Luigi e Barbarina. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa pro populo. Lunedì 10 giugno alle ore 20:30, inizio torneo notturno 2019 in oratorio. Mercoledì 12 giugno alle ore 9, inizio del Grest in oratorio. Domenica 16 giugno, raccolta mensile per lavori di restauro dalla chiesa parrocchiale. Sante 40 ore 2019, giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 giugno. Vespri e solenne processione del Corpus Domini, giovedì 20 giugno alle ore 20:30. Dal 18 giugno, Follest 2019. Info in oratorio. Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami Alberini Omnus. Si comunica che è in scadenza il consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami Alberini Omnus. Ne consegue la necessità di nominare il nuovo consiglio di amministrazione per consentire il proseguimento dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, così come previsto dallo statuto, è composto di 7 membri, di cui 3 nominati dal sindaco, 1 di diritto nella persona del parroco pro tempore e 3 nominati dalla consulta degli esperti e benefattori. La consulta deve quindi designare 3 consiglieri scelti tra persone rappresentative del volontariato, della realtà economica, imprenditoriale o professionale gottolenghese e anche tra i propri membri. L'adunanza della consulta è fissata per il giorno 14 giugno 2019 alle ore 18. Eventuali autocandidature o segnalazioni fatte da enti o associazioni dovranno pervenire presso la sede della Fondazione entro le ore 12 del giorno precedente l'adunanza della consulta per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Dote Scuola 2019-2020. Fino al 14 giugno
gli aventi diritto possono presentare la domanda per il buono scuola, un contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. La domanda può essere presentata solo online, collegandosi con un qualsiasi personal computer all'indirizzo http://www.bandi.servizi.rl.it, cliccando su Dote Scuola 2019-2020. Bisogna essere in possesso di un codice SPID, di un'attestazione ISE in corso di validità rilasciata il 15 gennaio 2019 e una casella di posta elettronica e un numero di cellulare. Le domande possono essere presentate entro il 14 giugno 2019. Si avvisa la cittadinanza che in collaborazione con la caserma dei carabinieri di Gambara è stato attivato il progetto Sportello di Ascolto, che consentirà di contattare i carabinieri anche al di fuori dei loro naturali presidi. I militari raccoglieranno le istanze e i quesiti dei cittadini e forniranno consigli utili per arginare truffe e trattare tematiche di particolare allarme sociale, quali il bullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la violenza di genere. Per accedere allo sportello di ascolto è sufficiente presentarsi presso la sala riunioni di via Zaccarini Sandrini sabato 29 giugno dalle ore 10 alle ore 11. E con questo è tutto, vi lascio alla festa dell'oratorio 2019, vi saluto e vi auguro una buona domenica e una buona settimana.